tutti! Oggi sono qua per parlarvi degli ultimi anime che ho visto quest'estate, fra film e serie. Ci sono state delle bellissime scoperte, su Instagram vi ho accennato qualcosa, ma ci sono state anche delle delusioni. Prima di partire però vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete anche offrirmi una simbolica tazza di tè su Ko-fi, il link lo trovate qua sotto in descrizione, così come trovate i miei link e codici sconto da affiliata, attraverso cui potete acquistare quello che più volete. Una percentuale va a sostenermi, quindi grazie davvero di cuore. Volevo partire con la prima serie che ho recuperato, che è stata un grandissimo flop, ma meglio cominciare con qualcosa di decisamente più piacevole: Backflip, un anime sportivo di 12 episodi che ho visto su Crunchyroll. In particolare si concentra sulla ginnastica artistica. Io ho iniziato a guardarlo proprio nel periodo delle Olimpiadi, quindi ero presa super carica, strabene. Questo anime si parla in particolare di una disciplina che, da quanto ho capito, non è presente alle Olimpiadi, ma viene praticata soltanto in alcuni stati, fra cui il Giappone. Il protagonista è un ragazzo che nella sua vita ha fatto diversi sport, ma non si è mai veramente appassionato a nulla, fino a quando un giorno, totalmente per caso, vede l'esibizione di quattro ragazzi che performano il loro numero e rimane affascinato dai movimenti, i salti, veramente fulminato, e quindi decide poi di iscriversi al liceo dove ci sono anche questi ragazzi ed entrare a far parte della squadra. È un anime molto leggero, tranquillo, quindi se state cercando qualcosa un po' anche per staccare la spina, io ve lo consiglio. Come tanti anime sportivi, c'è una grandissima parte filosofica, dietro ad ogni movimento, ogni salto, tanto rimuginare su che cosa significa quel movimento, come ci si sente in questo caso, liberi, no? Facendo i salti, tant'è che molte delle esibizioni dei passi vengono, paragonati un po' al volo di un uccello. È stata una visione veramente molto, molto carina, devo dire. Quindi, se vi piacciono gli anime sportivi e cercate qualcosa di leggero, è veramente carino. Un'altra serie che ho guardato sempre su Crunchyroll, che mi è piaciuta molto, ma che ha toni totalmente diversi, è 86, 86. Anche questa serie conta 12 episodi ed è concentrata, diciamo, sulla guerra. In particolare la guerra in uno stato che viene attaccato da uno dei suoi vicini e che a combattere manda determinate persone. La popolazione viene infatti divisa fra gli alba, ovvero tutte quelle persone che hanno gli occhi chiari e i capelli praticamente bianchi o argentati, e tutti gli altri che hanno invece magari una carnagione un po' più scura, gli occhi castani, i capelli di un colore diverso. Tutte queste persone che sono chiamate appunto gli 86 vengono mandati in prima linea a morire e a combattere perché non vengono considerati esseri umani, ma dei maiali. È grottesco pensarci, ma a un certo punto si parla del conflitto e del fatto che vengano mandate delle non persone a combattere, quindi tutti gli altri sono molto tranquilli, tant'è che le perdite non vengono nemmeno calcolate perché non ci sono in realtà esseri umani a combattere, cioè loro non considerano questa parte della popolazione come esseri umani. È veramente agghiacciante questo aspetto e man mano nell'anime si fa sempre più forte. L'ho trovato molto interessante per questo più che per l'aspetto del combattimento, perché in realtà non viene granché spiegato. Questo anime però rimanda a diversi momenti della storia che purtroppo abbiamo vissuto e che è bene non dimenticare per evitare che possano succedere anche in futuro. Quindi l'ho trovato molto interessante dal punto di vista introspettivo. Si parla di umanità, di che cosa significhi essere umano, di che cosa è giusto, sbagliato, le regole contro i propri principi. Se siete in modo per qualcosa di abbastanza strong dal punto di vista, quindi diciamo più emotivo che altro, consigliato. Passiamo invece a una delusione, una serie che ho visto su Netflix e che si chiama High Rise Invasion. Anche questo conta 12 episodi. La protagonista in questo caso è una liceale che un giorno all'improvviso si trova catapultata in un mondo simile al suo, ma
diverso, composto principalmente da altissimi grattacieli collegati fra di loro, e quindi si sposta sui tetti della città e deve scappare da delle persone mascherate che uccidono qualsiasi altra persona che non abbia la maschera, o li uccidono o li spingono ad uccidersi, a buttarsi giù dai grattacieli. Veramente inquietante come premessa. In tutto questo lei riesce a mettersi stranamente in contatto con il fratello e per tutto l'anime cercherà di ricongiungersi e di sopravvivere in questo nuovo mondo molto agghiacciante. Le premesse erano molto interessanti, mi piacciono anche gli anime un po' horror o comunque con un risvolto piuttosto oscuro, ma la trama in questo caso molto spesso va a farsi a benedire a favore del fanservice, che non ho apprezzato per niente. In generale non mi fa impazzire, questione di gusti in questo caso. Penso che ci fosse dell'ottimo potenziale che è andato un po' a sprecarsi. Anche i personaggi non sono per nulla caratterizzati, sono molto insipidi, non sappiamo granché su di loro, quindi non so, mi ha lasciato un po' lì, un po' perplessa questa serie. Secondo me aveva dell'ottimo potenziale, ma poi nello svolgimento c'è una bella atmosfera, una tensione crescente, ma diciamo che non mi ha soddisfatta, ecco. Sempre su Netflix ho visto poi il film Words Bubble Up Like Soda Pop. Veramente molto molto carino come film d'animazione, ve lo straconsiglio. Visto poi d'estate, secondo me è stato perfetto perché racconta l'estate non attraverso il mare o la piscina, ma un'atmosfera completamente diversa che però sa di vacanza. E i protagonisti sono due ragazzi molto diversi fra di loro, uno appassionato di haiku, l'altra invece è una sorta di personalità sul web. Fa diverse dirette, un po' come se utilizzasse una piattaforma tipo Instagram o Twitch, in cui fa vedere le sue giornate, porta in giro gli utenti, ma indossa sempre la mascherina perché ha i denti sporgenti e ha messo l'apparecchio e non si piace per niente, quindi cerca di nascondere questa sua parte del corpo. Un giorno, mentre al centro commerciale, si scontra letteralmente con questo ragazzo appassionato di poesia e si scambiano inavvertitamente i cellulari. Da lì cercano di mettersi in contatto, incominciano, diciamo, a frequentarsi. In tutto questo si intreccia un po' la storia anche di un anziano che segue il giovane ragazzo perché ha preso il posto della madre a lavoro e quindi si occupa di seguire appunto gli anziani in una sorta di centro che accoglie appunto queste persone. È una storia molto dolce, tenera. Io sono arrivata alla fine veramente in lacrime perché è anche un po' romantico, soprattutto per quanto riguarda la storia dell'anziano signore. La grafica è bellissima, mi sono piaciute molto le ambientazioni, i colori che sono stati scelti, le musiche e soprattutto le parole. Essendo uno dei protagonisti appunto appassionato di haiku, molto spesso ragiona sulle parole, crea delle piccole, chiamiamole, poesie. E quindi ho apprezzato molto la scelta delle parole per determinati momenti, determinate scene. Oltre a parlare di sentimenti e, diciamo, primi amori o comunque in generale di amore, si parla anche delle proprie insicurezze, dell'uscire dal proprio guscio, fare nuove esperienze, eccetera. Veramente carinissimo, io ve lo straconsiglio. Una serie che sto attualmente seguendo, quindi ancora in corso su Crunchyroll, è Fena Pirate Princess. Credo di aver visto 3 o 4 episodi fino adesso e mi sta piacendo tanto. Qui seguiamo la storia di una giovane ragazza che si è dovuta separare dalla sua famiglia in seguito a un incidente in nave, per cui lei è naufragata su un'isola e lì viene cresciuta da perfetti sconosciuti. L'anime si apre proprio con lei che è costretta a sposare un uomo che non conosce e con cui non vuole avere niente a che fare, cerca in tutti i modi di fuggire e in suo soccorso arrivano a un certo punto due figure che erano presenti nella sua vita. Lei ha memoria di queste due persone anche se è passato del tempo e riescono quindi a metterla in salvo. Viene portata presso un gruppo di persone che conoscevano suo padre e che le affidano, diciamo, un compito, ovvero scoprire che cosa si nasconda dietro una misteriosa pietra. Ha
ha a che fare con il suo passato, con la sua famiglia, in particolare con suo padre, quindi lei si mette in viaggio assieme a delle altre persone per scoprire un po' questo mistero, per l'appunto. È un anime avventuroso che ha a che fare con il mare, tra virgolette con i pirati. Per adesso è veramente molto carino proprio per questa atmosfera avventurosa e un po', diciamo, esotica. Ci sono anche diversi personaggi, secondo me, interessanti. Per adesso siamo all'inizio, quindi sono molto curiosa di vedere come evolveranno le cose, che cosa si scoprirà sul passato di questa giovane ragazza, che cosa farà, che cosa vuol fare, insomma, nel suo futuro. E poi c'è appunto questo alone di mistero attorno alla pietra. Significherà qualcosa di importante nella sua vita o no? Insomma, sono veramente molto molto curiosa di andare avanti. Un altro film invece che ho visto sempre su Netflix, che mi è piaciuto abbastanza, devo dire, è A te che conosci l'azzurro del cielo. Se avessi letto prima la trama di questo anime, probabilmente non l'avrei mai guardato, ma era una serie in cui ero particolarmente triste da sola, non sapevo che cosa fare, ho messo su il primo anime che ho trovato su Netflix, che era appunto questo. La storia vede proprio protagonista una ragazza che suona il basso e che si ritrova in un paesino sperduto di campagna, da cui non vede l'ora di andarsene, di uscire, di esplorare, di vivere finalmente la sua vita. Lì vive con sua sorella maggiore, ed entrambe sono rimaste orfane quando la nostra protagonista era veramente molto giovane e sua sorella andava al liceo. Intanto non so se avete visto il passato, anche se ho visto la sua coda. Loro sono sempre, sono nate e cresciute, insomma, in questo posto. E la protagonista pensa che la sorella non sia mai uscita, non abbia mai veramente vissuto la sua vita a causa sua, perché da adolescente si è ritrovata a dover vivere e crescere una bambina piccola, a prendersi questa grandissima responsabilità. Quindi si sente un po' in colpa e per questo vuole fare di tutto per andarsene e liberare sua sorella maggiore dal suo peso. In tutto questo, un giorno si imbatte nell'ex fidanzato della sorella, che faceva parte di una band e che l'ha un po' iniziata appunto a suonare il basso. La cosa interessante è che non si imbatte nel suo ex fidanzato di oggi, ma nella sua versione da adolescente, quindi quando lei lo ha conosciuto. Una sorta di spirito che ha conservato tutta quella carica di gioventù, passione e sogni. È una storia molto carina, soprattutto perché parla di quotidianità. Nonostante ci sia questo aspetto un po' sovrannaturale, che non ho trovato chissà quanto convincente, almeno per i miei gusti, quello che mi ha fatto apprezzare il film è che si parla proprio della vita di tutti i giorni, delle aspirazioni che abbiamo, del fatto che molto spesso pensiamo di dover esplorare il mondo, di vedere tutti i posti possibili per fare esperienze, che non siamo nessuno se non facciamo qualcosa di estremamente grandioso e eccezionale nelle nostre vite. E infatti il titolo del film, A te che conosci l'azzurro del cielo, si rifà a un proverbio giapponese che viene un po' adattato in questo caso, che dice: la rana dentro il pozzo non sa nulla di un grande oceano, però conosce l'azzurro del cielo. Io l'ho interpretata in questo modo, che pur vivendo in una zona circoscritta nel proprio paesino, ok, non si sa granché di tutto il resto del mondo, ma si può essere comunque felici, si può comunque avere uno scopo, essere soddisfatti della propria vita. Non so, questa cosa mi ha particolarmente colpita e mi ha emozionata veramente tanto, proprio perché tocca qualcosa di quotidiano, di vero e di autentico. Quindi, al di là dell'aspetto dello spirito giovane dell'ex fidanzato della sorella, l'ho trovato un film veramente molto molto carino. Come vi dicevo, se avessi letto prima la trama non mi avrebbe convinta, perché non impazzisco per le storie che hanno a che fare con la musica. In questo caso l'ho visto senza alcuna aspettativa, senza sapere niente, e devo dire che mi è piaciuto tanto. Cosa che non posso dire invece di Hello World, un altro film d'animazione che ho visto su Netflix e di cui poco tempo fa era uscito anche il manga per Star Comics, quindi ero particolarmente curiosa di scoprire questa storia. Il protagonista è un liceale che un giorno si imbatte
nella sua versione del futuro che è venuta nel passato per aiutarlo a salvare la ragazza di cui si innamorerà. Trama non particolarmente originale, vista e rivista, anche i personaggi si rifanno a degli stereotipi, sono veramente senza sostanza, senza carattere. Perdonate la schiettezza, ma veramente mi ha innervosita questa cosa, perché secondo me anche in questo caso c'era del potenziale che poi è andato a farsi benedire. La prima parte dell'anime veramente insipida, un po' insulsa, ma la cosa più interessante, che secondo me non viene forse spiegata o approfondita abbastanza, è quella fantascientifica, perché infatti ci troviamo in un mondo che è praticamente la registrazione di un altro mondo, e quindi ci si interroga spesso su che cosa sia reale, che cosa sia realmente vero, il confine fra quello che, di cui abbiamo esperienza, e la realtà virtuale, le intelligenze artificiali, come utilizzarle o meno. Insomma, ci sono degli spunti veramente interessanti e c'è questo aspetto fantascientifico che dà un po' di dinamicità a una storia che per il resto sarebbe piattissima, però tutto questo, a parer mio, non ha salvato comunque il film. Io volevo veramente abbandonarlo, e la cosa che un po' mi conforta è che quando ve l'ho detto su Instagram, in tantissimi avete detto che anche voi o non l'avete apprezzato o l'avete abbandonato, quindi non mi sono sentita sola in questo. Non so che cosa mi abbia fatto andare avanti, forse è proprio la tenacia di dire voglio finirlo, voglio poter dire di averlo visto dall'inizio alla fine e dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Ecco, non è stata una bella esperienza per quanto mi riguarda. C'erano delle premesse interessanti dal punto di vista appunto tecnologico di questo mondo un po' particolare, però i personaggi veramente non hanno carattere, si rifanno a storie, stereotipi visti e rivisti, insomma, nulla di imperdibile a parer mio. Concludo con un anime che sto attualmente seguendo, che è in corso, lo sto guardando su YouTube, ed è Remain. Sarà di 12 episodi, io per adesso ne ho visti 8, ed è di nuovo un anime sportivo incentrato sulla pallanuoto. A differenza però ad esempio di Backflip, lo sto trovando più intenso e più profondo per certi versi. La storia parte con un ragazzo che alle medie ha praticato pallanuoto, bravissimo, super talentuoso, tanto da diventare il numero uno del Giappone, ma poi in seguito ad un incidente stradale perde la memoria, finisce in coma per quasi un anno e al suo risveglio non si ricorda nulla degli anni delle medie. Lui si risveglia che pensa di essere ancora alle elementari. Quindi non ha memoria nemmeno della pallanuoto, e quando si risveglia arrivano i suoi amici, compagni di squadra, no, per cercare di fargli tornare, diciamo, la memoria, ma lui non ha alcuna intenzione di avere a che fare con la pallanuoto, non lo vuole praticare. La persona che era, diciamo, morta, lui è un altro ragazzo. Per una serie di vicissitudini, però, si troverà a riavere a che fare con la pallanuoto, e la cosa che ho trovato interessante è proprio questo confronto con la persona che era e la persona che è. All'episodio che sono arrivata adesso c'è un risvolto un po' cupo ma molto interessante per quanto mi riguarda. È un anime che parla sì di sport, di quello che significa il gioco di squadra, fare squadra, avere una sorta di scopo, di motivazione. Che cosa ci spinge a dare il massimo, il confronto con i rivali, e si parla tanto anche di amicizia. Per adesso mi sta piacendo veramente tanto, ci sono degli episodi un po' più profondi e intensi, altri leggermente spensierati, diciamo così, che fanno sorridere. Per me è uno degli anime migliori che sto attualmente seguendo, quindi se vi piacciono gli anime sportivi, vi interessa un po', non dico la pallanuoto, però pensate che questo possa essere il vostro genere, assolutamente da guardare. Questi erano quindi gli anime che ho visto quest'estate. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi li avete visti o state seguendo quelli che sono attualmente in corso, e poi fatemi sapere che cosa avete visto, che cosa vi è piaciuto particolarmente e sentite di volermi consigliare. Sono sempre alla ricerca di nuovi titoli. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!